The Show. Scusate signori, sono 35. Che cosa? Secondi. Che cosa? State guardando i libri per più di 35 secondi. Senta, allora li lascio qui, diciamo, per i bambini. No, lo so, però non so se hai letto la direttiva. No, abbiamo letto niente. No, che i clienti che vengono sorpresi a fissare i libri per più di 30 secondi saranno obbligati ad acquistarli. E infatti stiamo decidendo di acquistarli. Perfetto, pagate col POS o col bancomat? Se non sei contento. No, sai che non ho capito. The Show presenta situazioni imbarazzanti in libreria. A 30 secondi, perché c'è successo che altri clienti venivano qua, 30 secondi oggi, 30 secondi domani. No, bravissima. No, non è il giornale. Secondo te mi metto a leggere i libri? Magari le piace colorare la medusa rosa. Lo faccio. Senta, io le prendo, però faccio una lettera di un appunto. Ma no, perché loro dicono che magari cosa vuol dire? La signora ha capito perfettamente il concetto. Lei ha capito. Però non mi prende per un brubru. Ma intanto ormai li comprate tutti e tre, perché ho visto fissarli tutti. Ma sì, ma non è questione di... Noi l'abbiamo preso da Rese, quello della carta. Però io sono buono, facciamo così. Sì. Io faccio finta di niente, a me non mi interessa. No, facciamo una cosa che la chiudiamo qua. Chiedetemi scusa sulle note di Max Pezzali. E com'è, scusa, non lo so? Non lo so, chiedo scusa per il danno. Chi sia stato non la Mondadori, chi sia stato non lo so. Perfetto, grazie mille, gentilissimo. Dai. Signora, buongiorno. Buongiorno. Sono Alessandro di Mondadori, buongiorno. Stop al tempo, ragazzi. Vi rubiamo 15 secondi per lo sponsor di questo video. Ormai sapete che abbiamo uno sponsor e che questo sponsor siamo noi. Comprate gli insetti per scherzi The Show. Il primo articolo per scherzi ideato, pensato e testato da noi, i grandi scherzatori del web. Ragazzi, voglio dire, potete stupire i vostri amici e parenti mangiando di fronte a loro una vera cavalletta. Cioè quella masticata. La cavallettina qui sulla spalletta. Ma tu guarda. Una cavalletta vera. Cosa fa? La mangi? Punta. Ma sai che se io fossi stato una ragazza e avessi visto Alessio mangiare una cavalletta di fronte a me, cioè ti sarei saltato. Cioè si conquista magari facile. In realtà, però si rompe il ghiaccio facilmente, ragazzi. Quindi trovate qui sotto gli insetti. Acquistateli, mi raccomando, provate anche voi a rimorchiare. Dai, vi lasciamo al video. Nel frattempo andate sul sito dove si comprano. No. Ciao! Posso farle un brevissimo sondaggio? Considera questo store la sua libreria di riferimento a Milano? Sì, non saprei. Abito qua vicino? Quindi è un sì, perfetto, perfetto. Ora le farò ascoltare un brevissimo testo, tratto da uno dei libri più venduti dell'ultimo trimestre. Ascolti attentamente, perché le domande che seguiranno riguarderanno quanto sentito. Allora devo mettere queste, signora. Oddio. Mi dica se sente. Sì. Così non ebbi paura quando, nel cuore della notte, sentì un braccio pesare sul mio fianco. Era Mark. A quello stimolo la mia mente aprì uno spiraglio. Qualcosa si stava sollevando e la sentivo scivolare, lentamente. Le mie mutandine erano già fradice quando sibilai ansimante il suo soprannome. Lui sapeva come prendermi. Come farmi sentire donna, come accendere in me l'insaziabile desiderio di essere s***ata. Cassi, il tuo monte di Venere è un campo incolto e io sono il tuo aratro. Gli bastava sussurrare questa frase per farmi straripare. Fine? Finito? Sì. Ok, può togliersi le cuffie, grazie. Certo. Perfetto. Ora le brevi domande. Qual è il nome dell'uomo citato nel testo? Ecco, qui che cascolaglio. Non si ricorda? Brambel. Le do le opzioni così magari. Allora, Gianfranco. No. Mark. No. Mariottide, perfetto. Con quale soprannome Cassie, la protagonista, lo apostrofa durante l'intimità? A. Prepuzio pallido. B. Pinocchio. C. Glande prorompente. La C mi sembra. Glande prorompente. Giusto, brava, vede che si ricorda. Quale frase accende la passione in Cassie? Allora, le opzioni sono: ti amo, mia piccola fiammiferaia. No. Sono finiti i pelati. Scendi tu da Lidl. Scendo tu da... Scendi. È questa che accendeva prima del... Perché sennò l'altra era...
Il tuo monte di Venere è un campo incolto ed io sono il tuo aratro. Ma forse questo qui quella dell'aratro, l'aratro, è meglio l'aratro dell'alidro perché comunque causa più umidità. Va bene, grazie del tempo che ci ha dedicato. Ora ha diritto a uno sconto del 30% su tutta la narrativa erotica ed omoerotica. Le sarà sufficiente comunicare in cassa il codice sconto glande prorompente 33, tutto maiuscolo, tutto attaccato. Se me lo ricordo quando sono... Esatto, 33 in cifre. 33 in cifre. Sì. Grande pro... Con la L, glande prorompente. Perfetto, se nel caso ricordo. Compro libero ottico erotico, va bene. La ringrazio molto, niente. Comunque buona continuazione, arrivederci, grazie. Salve, salve. Ma lei cosa ci fa qua? Non era chiuso l'ascensore sotto? No, che qui ci hanno appena commesso un crimine. Ma si impressiona lei? No. Perché... hanno accoltellato un pollo, vede? Ci dispiace un sacco, poverino. È un pollo vero. Sì, un pollo vero, non è finzione questo, né se sai. Ho capito, aveva pulcini a casa, cosa adesso? Quei poveri pulcini che escono da soli, cosa fanno? Ma dai, sono prendo per il c***o. Dovrei stare un pollo, qualcuno che ha fatto uno scherzo. Ma scusi, ma un pollo lo scherzo gli tocca la spalla e il pollo si gira dall'altra parte, non è che lo accoltella con un cacciavite a stella. Ma questo qui è un pollo che ha comprato di trasperacchiato e l'ha messo lì per fare uno scherzo. No, hanno ucciso un pollo. Ok, noi stiamo indagando, avremo dei sospetti. Ma va bene, ma qualcuno che vi vuole prendere in giro o vi vuole non lo so, scherzo alla Mondadori? Uno Feltrinelli o... Ah, dice Feltrinelli ha fatto uno scherzo alla Mondadori. Può essere, può essere. O qualche scemo che c'è in giro, ce ne sono tanti di scemi. Qualcuno che prende per il culo. Perché non vuol fargli vendere i libri? Perché noi siamo della VIS, Vegani Italiani Scientifica. Sì. E stiamo indagando sull'uccisione di questo povero pollo. Vabbè, io la lascio andare, mi dispiace, è stato molto gentile. Anzi, è stato anche utile all'indagine, tra l'altro. Preso un libro dal reparto romanzi d'amore. Portava un cappotto color cremisi. Era un po' insoddisfatta della sua vita amorosa. Per questo sfogliava libri d'amore alla Mondadori. Guardò l'uomo che le stava parlando a fianco con un fare interrogativo. Sorrise e annuì con la testa. Sei uno scrittore, un poeta. Chiese, mentre apriva il libro distrattamente. Bellissimo. Ancora non sapeva che di lì a poco avrebbe comprato il libro che le avrebbe cambiato la vita. Fallo. Il manuale di crescita personale che la trasformò da donna di città ad amazzone. Se ne andò, non guardandosi alle spalle. Aveva capito che la sua vita era cambiata per sempre. Fallo. Della scientifica lei? No. Signora, qua è una scena di un crimine. Ah, e cosa devo fare? Signora, hanno accoltellato un pollo, come vede. No, le chiedo veramente, siamo del VIS. Siete della scientifica voi? No, perché hanno ucciso un pollo, l'hanno accoltellato. Siete della scientifica? No. Vi prego di uscire allora, cortesemente. No, vi prego di qua. Lo so, avranno sbagliato, prego, state qua. Signore. Che stiamo indagando, signore, che hanno accoltellato un pollo. L'avevo sospettato che era una cazzata. Così. No, è carne bianca, signora, e questo è chiaramente un delitto. No, signori, era una candy camera, stavo scherzando. Era una candy camera, stavo scherzando. Oh, ma... era una candy camera. Ehi. No, vede che c'è... No. Ma vede però che non ha... Allora, mille cuore giù me. Io e questo ragazzo qua abbiamo scritto un libro che, e per promuoverlo stiamo facendo delle candy camera dentro la Mondadori. Stranissimo. Già mi sa che fatto incassare. No, va, va. E devo dire una grande verità che era una candid camera, stavo scherzando. Ah, sì, vero? Era una candid camera, uno scherzo. Che stavamo riprendendo, vede che c'era il ragazzo con la telecamera. Scusa, però è stato simpatico. Comunque sì, era una candid camera. Ah sì? Cioè in realtà sì, io e lui abbiamo scritto questo libro e lo stiamo promuovendo con delle candid qui alla Mondadori. E questa qui niente, era una cosa di descrivere quello che fanno le persone cercando di promuovere il libro. Però ho visto che ha apprezzato. Sì, è stato simpatico. Mi fa piacere. Bello. Noi abbiamo, per lavoro facciamo candid, abbiamo un canale che si chiama The Show, che poi c'è scritto anche sul libro. Sì. Questo è un manuale che abbiamo scritto per chi vuole leggere, diciamo un po'... un invito all'azione, al non stare fermi contro l'immobilismo, insomma
Grazie. Interessante. La ringrazio. Buona lettura. Non solo a 100.000 like uscirà un nuovo episodio di Situazioni Imbarazzanti in Libreria, ma finalmente uscirà anche il nostro secondo libro, il nostro primo libro. Mette Bise e mamma, ci siamo persi a New York. Vogliamo scrivere il secondo libro. E, no, scusate, era fallo il nostro primo libro, era una gag. Un saluto a Mette Bise. Dovete sapere che qua in ufficio abbiamo una libreria piena di libri di tutti i nostri colleghi, tra cui i nostri. E, tra l'altro, devo ancora leggerlo io il nostro libro, ma mi hanno detto che è molto bello. Quindi ne scriveremo un altro, arriviamo a 100.000 like, ma soprattutto torneremo a fare gli scherzi in libreria o in generale a fare situazioni imbarazzanti. Signori, scriveteci nei commenti che situazioni imbarazzanti vi piacerebbe vedere. Insomma, io ne abbiamo già due o tre lì già scritte, pronte per essere sfornate. Vi dico soltanto sushi. Però scriveteci altre idee, magari avete in mente qualche località oppure qualche oggetto, perché noi spesso partiamo dall'oggetto per scrivere situazioni imbarazzanti. Vi ricordate il pollo? Qua una scena, un pezzettino micro che scorre mentre io parlo. Oppure situazioni imbarazzanti con lo scotch. Ve lo ricordate qua Alessandro completamente ricoperto di scotch? Bene, voi scrivete, noi prendiamo spunto, eseguiamo e voi godete. Ragazzi, non dimenticatevi di seguire Matteo Pelusi e Vale Bise su Instagram, perché fanno un sacco di storie più di noi e sicuramente più interessanti. Poi, se vi avanza anche del tempo e volete seguire anche il profilo di The Show, è quello mio e quello di Alessio, magari volendoci bene potreste anche farlo. Però insomma, non è fondamentale, perché a noi i numeri non interessano, interessate voi. Vi starete chiedendo perché iscrivervi al nostro canale. Vi do veramente una motivazione. Noi siamo stati il premio rivelazione del Web Show World 2014. Dopo un anno di canale eravamo i volti rivelazioni del web. Pensate un po', eravamo molto contenti, ma veramente tanto. Dopo qualche anno abbiamo iniziato ad odiare questo cavolo di evento, perché era sempre la stessa cosa. Però ringraziamo Morini che ci invitava. Ma noi vorremmo condurlo, per questo che odiavamo andarci, perché volevamo condurlo. Quindi iscrivetevi qua.